Ciao ragazzi, di nuovo insieme, come va? Allora, oggi voglio cercare di rispondere ad alcune domande che mi vengono fatte molto spesso e allo stesso tempo cercare nel mio piccolissimo di sfatare qualche mito, dai, diciamo così. Allora, questo è un basso che ho, diciamo, in questi giorni di un mio allievo. È stata un'occasione, secondo me, clamorosa, perché sono bassi della Eco, ve lo faccio vedere da vicino. Era praticamente nuovo, nuovo, veramente nuovo, c'è ancora le pellicole dei copri pick-up, insomma. Modello, diciamo, stile precision, però con manico un po' più diciamo, misura Fender Jazz, insomma. Allora, vado a rispondere innanzitutto a alcune domande, come la mamma di una ragazza, poi vi mando il link del video, che mi ha chiesto qual è, come altre persone, un basso adatto a chi inizia e a chi non sa se poi continuerà. Ecco, questo tipo di basso qui, ad esempio, è un basso che si trova nuovo intorno alle 220 euro, se non sbaglio, questo modello qui. Quindi colore Sunburst, modello preciso. Gli altri non lo so, sinceramente. Comunque, siamo su quella fascia di prezzo. Usato, ovviamente, si trova, diciamo, intorno alle 150-160 euro. Cosa succede? Che se un bambino, un ragazzo, un adulto è tentato con lo studio del basso, iniziare a studiare il basso, ma dopo un mese, 2 settimane, 3 mesi, lì passa la voglia, sono bassi che comunque si rivendono molto bene, molto facilmente. Al limite si perdono quelle 10-20 euro che non cambiano, insomma, la vita a nessuno. Ve lo faccio sentire. Questo praticamente l'unica cosa che ha, da quanto mi è stato detto dal ragazzo da cui l'ho preso, che è stato regalato al suo fratello, poi non è mai stato nemmeno toccato. L'unica cosa è stato qualche anno nella sua custodia, fermo immobile. Le corde hanno perso un po' di, infatti si vedono, hanno preso, diciamo, la ruggine, insomma, non so se è stato all'umido o okay. Per tutto il resto è veramente nuovo, cioè funziona tutto, è già settato molto bene. Ho dovuto solo abbassare leggermente le corde, ma per un discorso per un piacere del mio allievo, se no era già perfetto così. Cosa cambia rispetto a un Fender? Qui volevo arrivare invece al punto dei miti, no? Quando si dice il suono lo fa alle mani. Allora, diciamo che non è del tutto vero, che non è del tutto esatto. Il suono in parte lo fa alle nostre mani. Poi è vero che da qui a qui, se ci sono 1000 o 2000 euro di differenza, qualcosa c'è, nel senso che i materiali sono diversi. Questi bassi qui, che io difendo perché vengono dati a un prezzo veramente accessibile, diciamo quasi a tutti, è logico che vanno, poveracci, a risparmiare su determinati elementi, come ad esempio le corde. Queste corde qui io non ho idea di che marca siano, ma probabilmente se ci metto due pezzi di, che ne so, di acciaio, che ho così li taglio a misura, suonano meglio. Ma con tutto il rispetto per questa marca e altre marche che hanno bassi economici, oppure il materiale, il legno proprio. Questo io non so che legno sia. Dal colore sembrerebbe, no, palissandro non è, non lo so, insomma, andrebbe letto un po' nelle caratteristiche, come il manico, quindi il legno proprio del manico. Le chiavette fanno il suo, io l'ho provato un po', la cordatura regge, così come il ponte, facilmente regolabile, basta la sua brugolina. I pick-up, anche questi saranno molto economici, però
Ora vi faccio sentire il suono. È un basso che ha un peso veramente equilibrato, diciamo. Niente più, niente meno di forse qualcosa meno rispetto a un Fender originale. Ecco, questo è quanto. Che dire, anche il colore secondo me è verniciato molto bene, perché io non sono veramente uno che sta attento al dettaglio, però ecco, se non vedessi il manico e il resto, io scambierei tranquillamente per un Precision, per un Fender originale. Poi ditemi voi, anche da vicino, ora veramente, anche visto proprio da vicino è una verniciatura fatta veramente bene. L'elettronica silenziosissima, quindi è un basso già pronto anche per eventuali live. Ora suonerò qualcosa con questo e la stessa cosa più o meno con questo, e andiamo a sentire insieme quali sono, ovviamente con gli stessi, senza amplificatore, diretto nella mia schedina audio da 20 euro. E qui sotto, buona buona. E niente, basta, fine. Non uso effetti, non uso niente, quindi il suono suo, dritto, pulito. Vado a fare qualche riff, poi lo faccio con lui, sentite voi la differenza e giudicate voi. La mia non è una critica, ci mancherebbe, alla Fender o a marche particolari, è solo un consiglio che do a chi mi chiede appunto dei suggerimenti su bassi per chi inizia. Vado, suono qualcosa senza basi, senza nulla, perché al volo voglio che sentite il suono del basso, e poi ci vediamo al prossimo video. Thank you.